Presidente, qual è la situazione? Perché avete voluto fare questa iniziativa di solidarietà a Crotone? L'associazione ha voluto questa iniziativa per mettere un faro su Crotone e quello che succede qui. Noi siamo a Crotone da 7 anni, dal 2017, quando c'è stata quell'altra emergenza. In quel momento nel CAR di Crotone c'erano più di 2.000 rifugiati e diciamo quello che è successo a Cutro ci ha fatto pensare. Abbiamo deciso di non solo di rimanere a Crotone, ma di fare molto di più. E la testimonianza che il Senato internazionale, per cui noi siamo un'organizzazione che è in 135 paesi e la governance dell'organizzazione si chiama Senato e naturalmente ha rappresentanti di tutto il mondo. È proprio avere qui il presidente internazionale a Crotone, questa è la prima volta di una riunione istituzionale della governance in Italia. E il fatto che sia a Crotone, io ringrazio tantissimo anche i senatori che sono arrivati dalla Bolivia, dal Sud America, dal Madagascar, dalle Filippine, di essere qui, perché quello che vogliamo far vedere, vorremmo che si sapesse e fosse diffuso sempre di più. Mettiamo un faro e mettiamo una luce su questo problema che è molto serio, che è quello dei minori stranieri non accompagnati. Facciamo in modo che non restino invisibili e facciamo in modo che si integrino con i ragazzini locali. Questo è il nostro programma dall'inizio, dal 2017. Presidente, la solidarietà è importante e questa giornata qui allo stadio è veramente fondamentale. Beh, oggi è una giornata straordinaria per Crotone, perché ancora una volta la città di Crotone, il territorio della provincia di Crotone, si distingue per l'accoglienza con questo straordinario evento promosso dall'associazione Stesso Villaggio dei Bambini, che il comune di Crotone ha patrocinato, così come la provincia di Crotone, perché riteniamo, insomma, che i diritti dei bambini e i bambini devono ritornare a sorridere, così come stiamo osservando su queste tribune. Vedere dei sorrisi dei bambini è straordinario. La provincia di Crotone è sensibile al tema dei migranti, del resto con il SAI, con il sistema di accoglienza e integrazione, ne accogliamo 100, circa un centinaio nel territorio, ma non serve solo accoglierli, è importante stargli vicino e soprattutto integrarli. Pertanto l'iniziativa di Stesso Villaggio dei Bambini, diciamo, l'abbiamo ritenuta di straordinaria importanza e ringrazio l'FC Crotone per la sensibilità che ha avuto e che ha sempre quando si parla di accoglienza. Del resto l'abbiamo visto come ha agito l'FC Crotone in quel momento particolare nella strage di Cutro, è stata molto attiva, molto presente, molto vicina al territorio. Quindi un ringraziamento di cuore va certamente all'associazione, alla città di Crotone, a tutte le comunità scolastiche e all'FC Crotone.